un menù di risate con una portata di humor pungente. Il cliente al cameriere. Cameriere, dov'è il rubinetto dell'acqua? Vuole dell'acqua minerale? Ed il cliente ironico, no, vorrei un altro po' di brodo. Anderson Consulting, ora Accenture. La scorsa settimana ho invitato un paio di amici in un ristorante ed abbiamo notato che il cameriere che aveva preso l'ordine aveva un cucchiaino nel taschino della giacca. Cosa piuttosto strana, mi sono detto. Però anche il cameriere che ci ha servito aveva il cucchiaino nel taschino della camicia. Quando è tornato, preso dalla curiosità, gli ho chiesto: a che serve il cucchiaino? Il cameriere mi ha così spiegato. Allora, il proprietario del ristorante ha ingaggiato la Anderson Consulting, conosciuta ditta esperta nell'aumento dell'efficienza, per verificare il nostro lavoro. Dopo qualche mese di statistiche, ci hanno consegnato i risultati. L'oggetto che cade più spesso ai nostri clienti, 73,84% in più rispetto agli altri, è il cucchiaino. Ciò fa circa 3 cucchiaini all'ora. Se il nostro personale avesse costantemente dietro un cucchiaino, potremmo risparmiare 1,5 giorni uomo. E così è. Mentre parla, sente il rumore di un oggetto metallico che cade per terra, estrae immediatamente il cucchiaino dalla tasca e lo dà al cliente. Poi continua. Vede, portandomi dietro il cucchiaino mi sono risparmiato il viaggio di andata e ritorno dalla cucina. Soddisfatto della spiegazione, il cameriere ci ha continuato a servire. Abbiamo allora notato che aveva un pezzo di spago che gli usciva dai pantaloni. Allora, quando è tornato al nostro tavolo gli ho chiesto: e quello spago? Non tutti i clienti notano anche quello. La stessa ditta di consulenza ha anche affermato che è possibile risparmiare tempo quando si va al bagno. E come? Gli ho risposto stupefatto. Vede, questo spago è legato al mio pisello. Sa, essendo legato, possiamo tirarlo fuori senza usare le mani, risparmiando così il 76,24% del tempo. Infatti, non è più necessario lavarci le mani. La Andreessen Consulting. Ok, ciò ha senso. Ma una volta che lo ha tirato fuori, come lo rimette dentro senza usare le mani? Ma, non so gli altri, ma io uso il cucchiaino. Un uomo va al bar. Mi dia una birra grande. Il barista, ce l'ho solo piccola. Datemela lo stesso, me la cresco io.